Questa è proprio la posizione esatta in cui ho colpito la palla per il gol promozione e poi è partita la gioia grande della mia vita calcistica da questo punto. Allora, se lo vuoi ricordare quel momento, come era andata quell'azione? L'azione è andata con una punizione laterale sul cross di Erpen, dove prima della partita io e Max, insieme al mister, abbiamo deciso di fare uno schema, che era la prima volta che lo facevamo. Max Tuzani è stato quello che ha fatto il blocco e mi ha permesso di rimanere solo davanti al portiere praticamente. Ti lascio la maglia se la vuoi tenere con te, perché Max Tuzani è qui, vieni Marco. Max, allora, anche per te è stato probabilmente uno dei momenti più importanti della tua carriera quello. Marco era capitano, tu eri al primo anno ed è arrivata subito la festa con i Nervi. Sì, assolutamente, un anno splendido che ricordo sempre con gioia, perché ero appena arrivato, quindi il primo anno con tutti questi ragazzi, il gruppo fantastico. Marco ha parlato del gol. Il blocco, non è, blocco sì, ma ecco, si poteva fare, ecco, non è che è stato, però è stata bella un po' come è venuta l'azione, tutto quanto, il fatto poi di aspettare dopo la partita, tutto quanto l'insieme ha fatto di quella giornata una giornata veramente unica. Perché il Sassuolo finisce la partita, arrivano i tre fischi finali e c'è da aspettare però i risultati dagli altri campi, come era nel calcio di una volta, con il telefono o con la radiolina per attendere il risultato delle due dirette concorrenti per capire se poteva essere promozione con 90 minuti di anticipo. Sì, esatto, anche perché non è che ce l'aspettassimo realmente, perché la Cremonese, ecco, avevamo per scontato che vincesse quella partita, quindi ci eravamo preparati a un'ipotetica promozione, ma neanche troppo, quindi è stata ancora più bella questa inaspettata promozione. Un anno, Marco, quello che arrivava dopo una delusione, come è stato per tante volte nella storia del Sassuolo, una promozione sfiorata, playoff perso col Monza. Come eravate ripartiti? Allora, siamo ripartiti, secondo me, subito il giorno dopo la sconfitta col Monza. Ci siamo incontrati col gruppo storico, con Pippo, con Pagani, con Anselmi, tutti questi ragazzi che erano già 2 anni che erano lì a Sassuolo. Abbiamo detto: siamo un bellissimo gruppo, una bellissima squadra, una bellissima società, dobbiamo ripartire l'anno prossimo per cercare di vincere. E poi insieme al dottor Squinzi, che insomma, lui si sa che dopo 2 anni lui non poteva più aspettare, infatti ce l'ha detto che dovevamo vincere, e così è stato. Venendo dalle esperienze passate, ho trovato quell'anno nel gruppo la qualità migliore della squadra. Il gruppo era fatto, oltre che dai giocatori, anche da allenatori che sono arrivati, lo staff tecnico che comunque era parte della famiglia, la società, tutti quelli che facevano parte della società, era comunque una famiglia. Ed era una famiglia anche la città di Sassuolo, perché noi eravamo parte integrante della città di Sassuolo, abitavamo tutti qua a Sassuolo ed eravamo persone normali che si confrontavano con gli abitanti di Sassuolo come fanno tutte le persone normali. E come dice Max, quell'anno lì comunque è arrivato Allegri, che ha continuato un percorso fatto già da Brucato e da Remondina, e lui ci ha messo quel qualcosina in più che faceva subito capire che sarebbe diventato un grande allenatore. Chi era il più eccentrico di quel gruppo, quello che portava un po' scompiglio nello spogliatoio? Ma senza neanche pensarci, Pagani. Poi c'era una combricola: Pagani, Masucci, Pensalfini, Anselmi, ce n'erano tanti. Tanti, e fuori dal campo si rideva tanto. In campo invece ci davamo sotto, però ecco, Pagani indubbiamente è quello che alzava un po' l'asticella. Mi racconti, Marco, invece quella che è stata la festa quando il traguardo lo avete tagliato, le ultime settimane di gioia e condivisione tutti insieme? Guarda, abbiamo sempre avuto un gruppo che ci siamo divertiti tutto l'anno e anche gli anni passati. Poi dopo, da quel giorno lì, ci siamo rilassati e infatti mancava ancora una partita, quella a Novara, ed è stata una partita, fortunatamente io non ho giocato e il mister mi ha dato un turno di riposo, ma chi ha giocato ha fatto una gran fatica, secondo me erano un po' provati. Io quello che mi ricordo, la sensazione più bella che ho è il giorno dopo. Il giorno dopo, quando al parco con mia moglie e mio figlio piccolo abbiamo comprato il giornale, siamo stati lì e ci siamo goduti veramente la gioia che abbiamo provato
in quei giorni. Un momento importante della storia del Sassuolo. Sì, assolutamente sì, il momento più bello della mia carriera, uno dei momenti importanti della carriera del Sassuolo, che poi ha continuato a vincere come giusto che sia. Poi abbiamo continuato a giocare in bio per 4 anni, fino a che poi l'anno che ho lasciato sono arrivato in Serie A. Cosa ha significato quegli anni, ma anche il presente? Il futuro si fa attraverso la storia, il passato, quindi significano tanto per la storia di una società. Sono piccoli passaggi che obbligatoriamente vanno fatti per arrivare dove siamo adesso. E indubbiamente per me è stato importantissimo, perché mi ha dato l'opportunità di conoscere questa società e adesso lavorarci insieme tuttora. Quindi per me è un passaggio bellissimo e fondamentale.